incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Solo te, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Cameriere Champagne. Amici sportivi, buonasera e benvenuti alla prima stagionale di A Tutto Campo. Dunque, Pescara con le bollicine nell'incontro con il Foggia, 5-1 il risultato. Inizia bene dunque il campionato per i biancazzurri. C'è oggi una data importante perché c'è comunque la conclusione del calciomercato. Il Pescara ha fatto moltissimo nei giorni precedenti. Vedremo le ultime novità proprio in collegamento con Massimo Profeta, che è nello studio 2 di Rete 8. Intanto la presentazione degli ospiti, inizio come sempre da Walter Nerone e da Luigi Mascia, che ritroviamo. Buonasera, come ogni anno. Ben ritrovati. Beh, non siete stati ceduti, insomma, non sì, sono sì, state no, plusvalenze. Io aspetto ancora un'oretta prima di dirlo, ma sembra che stiamo ancora lì, stiamo ancora qui. Walter, con quale spirito si rinizia? Mi riferisco al Pescara. Ah, al Pescara? Beh, diciamo, come abbiamo appena ascoltato, come inizio, meglio non poteva andare. Con tutto questo via vai di giocatori durante l'estate, insomma, beh, il Pescara adesso pare che debba cambiare pure pullman, forse prenderà il bipiano perché tutti non riesce a portarli, però ecco, vinci con 5-1 contro una squadra che insomma, è palesemente in rodaggio ed era palesemente da ritoccare, io non so, gli ultimi movimenti di mercato del Foggia. Quindi diciamo è un 5-1 che non deve illudere più di tanto, però come dire, viva Dio, si è rivisto un po' di quel calcio che normalmente entusiasma i pescaresi, che piace comunque, al di là dei contenuti tecnico-tattici sui quali si può anche discutere, si è rivisto un ambiente, si è rivista la Pescara sportiva che vuole sognare in qualche modo, insomma, e che vuole essere protagonista. Poi il tempo ci dirà fino a che punto lo sarà, in che modo lo sarà, però come dire, negare l'evidenza dei buoni propositi e del buon inizio sarebbe da sciocchi. Manca ancora qualche ora alla conclusione del mercato, ma Luigi, qual è il giudizio fino a questo momento del mercato del Pescara? Buonasera ai nostri spettatori che ritroviamo, a te Pierluigi, grazie. I nostri procuratori non sono molto bravi perché evidentemente non ci piazzano mai, oppure evidentemente siamo così ben voluti e cari a questa trasmissione per cui siamo ormai fidelizzati. E questa è una serata spartiacque, stavo proprio riflettendo su quello che diceva Walter, come ci eravamo lasciati con la mestizia dello scorso anno, di un'annata che i tifosi pescaresi ricorderanno tra quelle più negative in assoluto, e stavo pensando proprio a questa serata perché riflettevo su ciò che rimane dello scorso anno, ovviamente mi riferisco ai giocatori, e stavo pensando che rispetto ad un annunciato Repulisti che sembrava nelle corde di Zeman, questa serata ci dirà molto, perché da quanto apprendiamo e a quanto sembra in effetti
molti elementi dello scorso anno che sembravano destinati alla partenza invece potrebbero questa sera essere riconfermati. Poi le valutazioni le faranno i tifosi, le faremo noi nel corso della stagione, ma soprattutto le farà il campo per capire se ciò è stato un bene e se quindi si è conservato il patrimonio migliore, ciò che era salvabile rispetto ad una stagione davvero fallimentare, oppure evidentemente magari Zeman, tra virgolette, ha dovuto anche un po' sopportare la permanenza di alcuni giocatori che magari non erano perfettamente integrati nella sua o non saranno perfettamente integrati nella sua idea di calcio. Poi avremo modo di parlarne, però questa è una serata particolare perché determinerà anche quello che sarà il calcio delle prossime settimane, fermo restando che quello che abbiamo visto domenica, risultato roboante, incoraggiante, chi ben comincia la metà dell'opera, è sempre calcio d'agosto. Bene, gli altri ospiti della serata, con noi per la prima volta un gradito ospite che viene da Roma, Gianluca Santilli, esperto di diritto e management dello sport e già procuratore federale. Buonasera Gianluca, benvenuta da Tutto Campo. Allora, a te volevo fare subito una domanda così a bruciapelo, ma ha ancora senso questo calciomercato fatto così? Ma non è più un calciomercato, se noi pensavamo che fino a 5-6 anni fa che il campionato italiano sarebbe svilito a terzo o quarto posto solo in Italia e che siamo un po' oggetto di, chiamiamola aggressione nel senso buono del termine, della finanza estera, non ci sono più i presidenti di una volta, ormai si parla cinese, si parla inglese, si parla americano, ci sono delle operazioni finanziarie dietro qualsiasi cessione di un certo livello che pretendono una serie di competenze, una serie di meccanismi, per cui è un po', come dire, divertente immaginarlo ancora un calciomercato, divertente star lì a pensare che alle 11 scade tutto, chissà che succede, molto probabilmente la gran parte di questi giochi sono già stati fatti da tempo e in tutt'altri contesti, dietro tutti altri tipi di tavoli. Oggi si parla di plusvalenza, vediamo pure che i tifosi sono diventati dei commercialisti, dei grandi esperti, si riesce più a parlare di calcio, ben vengano i 5 gol del Pescara, ma sono d'accordo con te, tra l'altro è un calciomercato che a mio parere dura tutto l'anno, chi poteva mai immaginare che un giocatore valeva in una sola operazione 600 milioni di euro, cioè 1200 miliardi di vecchie lire, no? Cioè, eppure c'è adesso altre operazioni in corso, tutte quante molto ma molto più al di sopra di 100-200 milioni di euro, questa è la situazione. Allora, calcio che è cambiato, Geremia Mancini, buonasera e bentornato nella nostra trasmissione. Grazie. Allora, tu segui il Pescara da moltissimo tempo, ecco, quali sono i cambiamenti secondo te buoni e quelli negativi? Ma il cambiamento buono secondo me rimane l'allenatore. Io venendo qui in macchina stavo riflettendo sulle varie formazioni che rimangono nella memoria degli esperti, no? La grande Juve, il grande Torino, il grande Milan. E c'è per esempio il Foggia di Zeman che fa parte della storia del calcio. E non è raro, rarissimo anzi, che una piccola squadra entri nell'immaginario collettivo. Lui ci è riuscito sia col Foggia e poi parzialmente anche col Pescara, diciamo. Ma il Foggia forse fu in maniera più eclatante, riuscì ad ottenere risultati incredibili. È un allenatore che dobbiamo avere l'onore di avere, perché poi è stato un uomo controcorrente, nel giusto o sbagliato che siano state le sue battaglie. Quindi questo è già il punto di partenza. Domenica io ho visto intanto lo stadio meravigliosamente ricolmo di gente, questo già è con entusiasmo, passione, anche correttezza credo. E poi una partita che ha detto molto e non ha detto, in altri sensi ha detto poco, perché noi abbiamo visto il Foggia in alcuni momenti sembrava padrone del campo il Foggia e noi ogni volta che andavamo all'attacco si segnava. Chiaro che questo, come hanno detto anche, come ha detto chi mi ha preceduto, non è una partita che può essere presa come devo dire per assoluto valore, però i segnali sono stati estremamente positivi, i gol non si fanno mai a caso, si prendono, ma quando ne fai 5 vuol dire che sicuramente qualche semina in più c'è stato. Bene, allora saluto anche Silvio Sarta, buonasera anche il tuo un gradito ritorno. Allora Silvio, un Pescara che ha iniziato come ho detto prima con le bollicine, insomma, però
il campionato di Serie A certamente non è quello di Serie B. Sì, sì. Quest'anno un ruolo da protagonista il Pescara, per una volta, credo possa credo, averlo. Perché questa vittoria, come diceva anche Walter, fa bene, cioè, non dico sputare, ma proprio soltanto discutere su un 5-1 con i chiari di luna degli ultimi anni sarebbe veramente sciocco. Però la tua copertina molto molto simpatica, quelle delle bollicine, diciamo che ecco così, non ci si ubriaca, almeno ci si ubriaca soltanto una volta, perché con i 35 gradi che facevano alle 8 di sera e con tutti i giovanotti venuti da Foggia e anche i tifosi del Pescara a torso nudo, ecco, ci si può ubriacare soltanto una volta, perché subire comunque nell'arco della partita, vincere 5-1, subire il possesso di palla oltre il 60% e chi dice 15, chi dice 19, comunque un'enormità la di tiri in porta. Dice 22. 22 addirittura. E cioè, se, 11 se parlo, nello specchio, 11 fuori. Se parlo della mia Roma, la prima giornata di campionato che ha vinto con un tiro in porta, cioè il girone di andata più o meno, una cosa di questo genere. Quindi le bollicine benvengano, siano benedette. E speriamo che i tifosi del Foggia, poi c'è stata ovviamente una partita segnata dal doveroso, commosso e sincero saluto al compianto Mancini, però non voglio pensare che cosa accadrebbe a Foggia se il Foggia perdesse anche 1-0 su autogol ingiusto al 97esimo, anzi non c'è il VAR, comunque se fosse in Serie A al 108esimo, insomma queste cose che succedono, perché è vero, Santilli dice che non c'è più il mercato, ma cioè non c'è proprio più il calcio di una volta, sarà una frase fatta, ma è esattamente così. Ho sentito voci autorevoli, tra virgolette autorevoli, che vogliono il mercato ufficialmente aperto 365 giorni l'anno, mentre in Serie B non si mettono d'accordo e la Serie B verrà commissariata, ma su dai, però champagne. E invece hai parlato di mercato e parliamo anche noi di mercato, perché tra un'ora e 15 minuti si chiuderà quello estivo e il Pescara qualcosina in giornata ha fatto. Colleghiamoci con lo studio 2 con Massimo Profeta. Te Massimo, le novità velocemente. Sì, buonasera a te e ai tuoi ospiti, ben ritrovati, ben ritrovato soprattutto a te per Luigi. Allora, per quanto riguarda le operazioni ufficializzate oggi dal Pescara, se ne parlava già ieri, c'è stata questa maxi operazione con la Juventus che è stata ratificata, è andata a buon fine, dunque Del Sole alla Juventus, ma a partire dal prossimo anno, contratto di 5 anni, va subito a Torino il giovanissimo Filippo Dell'Icarri, classe 99, difensore centrale, anche per lui 5 anni di contratto. Questa operazione in realtà coinvolge altri 3 giocatori che dalla Juventus passeranno a titolo definitivo al Pescara. Si tratta di Canute, un centrocampista classe 1998 che lo scorso anno ha militato nella formazione primavera di Fabio Grosso, attuale allenatore del Bari. Si tratta di un centrocampista centrale di struttura, molto forte dal punto di vista fisico. E poi due giovanissimi, Camilleri, che è un centrale di metà campo, una sorta di regista, classe 2000, e la punta centrale che si chiama invece Mancini, classe 1999. Questi due giocatori, gli ultimi due che ho citato, sono già aggregati alla formazione primavera di Massimo Epifani. Allora, che cosa è successo in sostanza? Sono tutti giocatori che sono passati, chi alla Juve, chi al Pescara a titolo definitivo. Al Pescara un conguaglio pari a 1,5 milioni di euro, c'è la rivendita al 50%, un'operazione insomma analoga a quella fatta lo scorso anno con l'Inter nello scambio tra Biraghi e Caprari. Questa è la notizia principale, sono rimasti tutti i big della squadra, si parlava di una cessione possibile di Zampano al Chievo o al Benevento, in realtà non sono arrivate offerte congrue, tra l'altro oggi l'agente di Zampano Mario Giuffredi ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti all'indirizzo del presidente Sebastiani, che ha detto Zampano non si muove da Pescara, non si muove da Pescara a Benalì, c'è stato un corteggiamento nelle ultime ore da parte del Crotone di qualche altra squadra,
squadra, ma il giocatore ha deciso di restare alla corte di Zeman. Per quanto riguarda invece le uscite di cui si parlava negli ultimi giorni, vale a dire Bruno, Selasi, Forte, Milicevic e Rossi, allora Bruno è ufficiale, è stato ceduto al Livorno, contratto biennale o triennale, prima abbiamo sentito in diretta Sebastiani, non è stato preciso in merito, però insomma Alessandro Bruno è a tutti gli effetti un giocatore del Livorno che milita nel campionato di Serie C. Selasi ancora nulla di nuovo, potrebbe profilarsi una pista estera, ma potrebbe anche rimanere a Pescara, questo centrocampista ghanese che è stato sempre molto utile sul piano tattico, è un 96, non fa lista e quindi non creerebbe condizionale quanto mai di rigore problemi. Forte, altro attaccante che non rientrava nei piani dell'allenatore, che si è allenato a parte praticamente per diverse settimane, Luca Forte, classe 94, è vicinissimo all'Arezzo. Ancora nulla per Milicevic e Rossi, che sono in scadenza di contratto. Attenzione, perché c'è ancora Stendardo. Stendardo che grava, diciamo così, sul bilancio del Pescara, tra virgolette. Stendardo, si era parlato di una probabile risoluzione e invece questa risoluzione non c'è stata ad oggi, e anche in questo caso si prospetta una pista estera per l'esperto difensore centrale, che tra l'altro ha chiesto e ottenuto di tornare a Bergamo per potersi allenare, ormai già da settimane insomma. Grazie, un momento, ci sentiremo più tardi ed ora sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice sbalordito non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, è un dolce del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici. minuti, torniamo in diretta da Rete 8 a tutto campo e iniziamo nel commentare questa campagna acquisti e cessioni del Pescara. Il dato di fatto più importante è comunque una squadra molto numerosa. Noi sappiamo che Zeman più volte ha chiesto alla società di ridurre l'organico per ovvi motivi, credo, insomma. Nonostante tutto, adesso non credo cosa si riuscirà a fare in un'ora, insomma, il Pescara parte con un organico non indifferente, Walter. Il che diciamo, può essere anche positivo, diciamo, ovviamente. Che Zeman, alla fine, volendo, se decide di lavorare con 18, lavora con 18. Poi dovrà essere la società a preoccuparsi di dare agli altri la possibilità di continuare ad allenarsi come prevedono i contratti e i regolamenti federali, cioè l'allenatore di categoria, il Pescara ne ha, e le strutture adeguate, perché il mercato ha anche delle regole, diciamo, elementari, come per la verdura, anche per il fuoriclasse lo vendi se c'è qualcuno che compra. Secondo me, alla fine del campionato scorso, su Piazza ci si era fatto un'idea un po' stravagante del parco giocatori del Pescara, cioè si immaginava che mezza Italia, per non dire anche uno spicchio d'Europa, stessero lì a aspettare il 30 giugno per saccheggiare l'organico biancazzurro, un organico che nel corso di 38 settimane era riuscito a vincere una partita e a pareggiarne qualcun'altra e a collezionare, credo, una trentina di figuracce memorabili. Io, con tutto il rispetto per questi ragazzi che fino a prova contraria sono professionisti e seri professionisti, facevo fatica a immaginare sta corsa all'oro verso l'organico del Pescara, e la chiusura del mercato imminente ci dice che non era una corsa all'oro. Probabilmente c'erano alcune società che erano lì ad aspettare che Sebastiani dicesse
ti pigli Tizio, Caio, metà dello stipendio te lo pago io. Sebastiano giustamente avrà detto, se devo pagarlo me lo tengo, e adesso quasi tutti se li tiene, e piano piano credo che fra qui e gennaio qualcuno con le risoluzioni più vecchi, qualcuno con, diciamo così, con degli accomodamenti di altro genere, col mercato estero, ma il mercato estero è roba di una settimana, io faccio fatica che in Cina adesso stiano aspettando Selassie, non me ne voglia il ragazzo, insomma. Poi se trova da collocarsi laggiù qualcuno dei nostri, io sono contento per lui. Però ecco, la partita è questa, il mercato si fa con le richieste e le offerte, questa è la realtà. Allora, chi aveva molte richieste, Walter, erano due gioielli biancazzurri molto giovani, stiamo parlando di Nando Del Sole e di Filippo Dell'Icarri, che sono stati ceduti alla Juventus. A questo punto colleghiamoci con Daniele Dell'Icarri, ex direttore sportivo del Pescara, un po' per commentare questa operazione di mercato dell'ultimo giorno del Pescara. Daniele, buonasera. Buonasera a voi. Allora, intanto credo anche una soddisfazione personale, insomma, per tuo figlio che va a giocare in una, tra l'altro immediatamente, quindi non rimane in prestito, in una squadra che sappiamo tutti è la Juventus, comunque farà parte di questa grande famiglia. Ma certo, è una soddisfazione sicuramente per me da padre, ma soprattutto per lui, che possa fare in futuro quello che gli piace di più, che è quello di giocare a calcio. È normale, va a giocare in una squadra che gli permetterà di crescere tantissimo, non che non lo potesse fare qui a Pescara, lo poteva fare anche qua a Pescara, ma sicuramente con prospettive molto probabilmente diverse. Senti Daniele, ma questa cessione era nell'aria oppure è stato proprio, sono state proprio le ultime ore? No, io qualcosa sapevo, ma non del tutto, perché sono un po' al di fuori, con mio figlio fa il suo percorso, che è importante questo, ma lo sapevo da 4-5 giorni perché me l'aveva comunicato lui. Non capito. Daniele, ti lasciamo un piccolo commento, un breve commento su questo mercato della società biancazzurra. Che ne pensi? Ma la squadra, secondo me, oltre a essere una buona squadra, di là, io sentivo un po' chiacchierare tra di voi il fatto degli esuberi di Walter, che diceva degli esuberi, che molti giocatori sono rimasti a Pescara, non so quanti e quant'altro, però sicuramente Pescara è una buona squadra, ha potenzialità per poter arrivare fino in fondo, con un allenatore sicuramente che è già passato da qui, che può ripetere questa è l'impresa del 2012, questo è indiscutibile, perché in Serie B lui ha grandi capacità, e soprattutto perché la squadra poi si è vista anche domenica, non del tutto ancora collaudata come vuole lui, ma sicuramente con potenzialità enormi. Bene, grazie Daniele e in bocca grazie al lupo per Filippo. Grazie. Grazie mille, credici. Bene, pubblicità, torniamo tra pochissimo in diretta. Sono le 22, torniamo in diretta. Allora, Luigi Mascia, parliamo un attimino di questa squadra, degli effettivi. Abbiamo detto che forse sono molti i giocatori che ha a disposizione il mister, e c'è anche, diciamo, da pensare che si possa creare una grande rivalità per quanto riguarda il portiere tra Fiorillo e Pigliacelli, e anche in attacco tra Pettinari, che ha realizzato Ganz, una tripletta, e Ganz, che tra l'altro nell'incontro con la Vastese, che si è giocato questa sera alle 18:30, ha segnato 4 gol. Il Pescara ha vinto per 4-1. Oddio, avere abbondanza e un organico completo non è un male, insomma, se pensiamo, non abbiamo citato anche l'acquisto di questi giorni di Balzano, che comunque in difesa avere delle alternative come Balzano e Zampano a destra, Crescenzi e Mazzotta a sinistra, e dei centrali difensivi di qualità, beh, questo dovrebbe comunque farci guardare con serenità a questo campionato di Serie B. L'interrogativo che però sorge è quello che in qualche modo sottolinei tu, cioè
gente che ha assaporato la Serie A, pur avendola assaporata in malo modo, e aveva anche qualcuno la prospettiva di rimanere in Serie A con altre squadre. Parlo per tutti di Zampano, ma anche dello stesso Bovo e anche della possibilità che Fornasier andasse via, mi pare non indirizzato ad una squadra di Serie A, ma comunque Zeman non è uno che va per il sottile e fa capire immediatamente chi sono i giocatori su cui lui intende investire, e questi giocatori sono stati sul mercato fin dal primo momento. Ecco, io tutto vorrei vedere, tutto vorrei sentire, tranne che i classici musi lunghi nello spogliatoio di giocatori che in qualche modo comunque sono stati costretti a rimanere e che alla fine magari Zeman impiegherà poco. Non parlo di Zampano, che è un giocatore molto generoso, che in Serie A ha fatto vedere di avere qualità e generosità, ma parlo per esempio dello stesso Bovo, mentre diversa invece la questione relativa a Benali, che è uno che ha mostrato immediatamente voglia di rimanere, su cui Zeman mi pare abbia investito per le qualità di Benali, che in Serie A è stato uno dei giocatori più generosi lo scorso anno, e quindi comunque alzano la cifra tecnica di questa squadra. Rivalità in porta, Fiorillo e Pigliacelli sono due lussi per la Serie B, sono due ottimi portieri. La rivalità in porta secondo me non nuoce, ma anzi giova a tutte e due i competitor, in questo caso quindi due giocatori che possono innalzare il tasso tecnico, però Pigliacelli evidentemente ha delle caratteristiche che sono più consone rispetto all'idea di gioco sempre rivoluzionaria e avveniristica che Zeman ha in testa. Questo non vuol dire che viene mortificato Fiorillo, perché magari poi in un campionato lunghissimo come quello della Serie B le opportunità possono esserci per tutti. Allora, ricordo a tutti i messaggi tramite WhatsApp al 388 12 44 688. So che ce ne sono già tanti, la regia può iniziare a metterli in sovrimpressione. Volevo chiedere a Gianluca Santilli cosa ne pensa della VAR e anche del tempo che fa perdere, perché sicuramente allunga le partite. Intanto il primo problema è che non sappiamo se si chiama la VAR o il VAR, e questo è già un primo dilemma sul quale sarebbe giusto interrogarsi nel frattempo che decide. Abbiamo visto partite durare, sì, in effetti molto, sono state anche un po' strumentalizzate frasi di alcuni giocatori che sembravano che erano contro, ma in realtà sono contro questo spezzettamento. È chiaro che è una rivoluzione, anche forse per chi lo vede il calcio, perché vedere per esempio esultare tutto lo stadio e poi devi stare lì con la suspense ad aspettare, dice, ma sarà vero, esulto, fra un po' condizionerà anche un po' il tifo. Non riusciremo più a saltare al gol, dobbiamo aspettare che ci dia il via qualcuno, no? E questo è chiaro che snatura un po'. È evidente che oggi, proprio per quei fantastiliardi di cui parlavamo prima, non ci si può oggettivamente più permettere di fare degli errori marchiani, quindi laddove si possa arrivare ad essere più precisi, a evitare, perché oggi in realtà un rigore può spostare milioni di euro. E questo forse andrà, una volta che sarà un pochino più consolidata, sperimentata, anche che ci si sarà abituati, no? Perché oggi c'è anche un po' un problema, mettiamoci nei panni dell'arbitro. Oggi l'arbitro entra da un lato più tranquillo perché dice non sbaglio più, perché tanto via auricolare c'è qualcuno che me lo dice. L'altro dice ma allora io non conto più niente, siccome sappiamo che molti arbitri hanno, come forse anche logico che sia, un po' un ego ipertrofico. E alcuni può darsi che siano portati a non interrogare il VAR perché dice ma come, io sono bravo, lo so da solo, ho visto tutto e decido io. In realtà è chiaro che dovremmo abituarci, è una rivoluzione, oggettivamente è una rivoluzione, ma è figlia di una tecnologia senza la quale oggi appunto il rischio di sbagliare non è più possibile correrlo, perché quindi passiamo quello che dice Buffon, no? Che tutti dice ma là lo dice perché la Juve prende i rigori, non prende i rigori. No, in realtà lui stesso si rende conto che questa bolla che si crea e quindi questa sospensione su tutta la decisione è oggettivamente un qualcosa di anomalo, forse di negativo, ma ci abitueremo anche a questo. Gianluca, tu che sei molto vicino ai palazzi romani, tanto sei di Roma, insomma. Perché vivo a Roma, quindi li vedo i palazzi, quando passo vedo questi palazzi romani.
Che alcuni cosa tra l'altro oggi si dice del Pescara? Di sfollamento, eh? Che cosa si dice del Pescara? Questa squadra un po' particolare che vince alla grande i campionati di B, poi però arriva in Serie A e non riesce nemmeno ad entrare nel campionato. Ma sai che Luigi, che oggi noi abbiamo dei campionati, mettiamo i campionati, prima parlavamo dell'Italia che è svilita a terzo o quarto posto, ma in realtà questi campionati chi se li gioca? In Germania se li gioca il Bayern, uno e mezzo, il, no? Bayern. Il Bayern col Bayern. In Spagna c'è solo Real Madrid e Barcellona con qualche incursione che dà del miracoloso all'Atletico Madrid. Stiamo ancora a parlare dell'Leicester e si è visto il prima e dopo che è successo, ma in realtà la stessa Inghilterra ce n'ha 3-4. Una volta da noi c'erano che erano le sette sorelle. Per svariati anni le sorelle sono diventate 2-3, Roma, Juve e Napoli. Adesso c'è di nuovo forse un pochino più di thrilling perché parliamo di 4-5. E già all'interno del campionato di Serie A ci sono le squadre di Serie A e le squadre diciamo di Serie A trattino B, che sono a volte... Di Serie altra. Serie altra, ma nel senso che a volte vengono usate come ancelle, come squadre satelliti, per questi giochi delle plusvalenze, piazzo di qua, piazzo di là. Ci sono delle squadre che hanno fatto un mercato, che hanno dovuto vendere un giocatore entro il 30 di giugno per motivi esclusivamente bilancistici e per assurdo se lo sarebbero dovuto comprare il giorno dopo avrebbero salvato il bilancio. E noi ne sappiamo qualcosa. E ne sappiamo qualcosa tutti. A Roma c'è stato il caso di Salah, Salah è stato venduto per poi risanare la cosa e poi ripartire e Schick è stato comprato praticamente allo stesso valore. Quindi adesso parlavamo di dell'Icarri e del Sola Juve. È evidente che il Pescara viene visto come una squadra satellite e come tutte le squadre satelliti va benissimo che ogni tanto rischi di arrivare in Serie A e ci sta che quando sta in Serie B si giochi il campionato per poi tornare in Serie A. Bisogna capire se alla lunga se questo è logico, perché per esempio nel campionato inglese anche il Leicester è una squadra che rapportata al campionato italiano di Serie A è una squadra ricchissima, mentre da noi se levi quelle 2-3 c'è un divario esagerato, questo fa perdere moltissimo appeal, se vogliamo fa forse anche perdere un po' di credibilità al sistema, cioè tu già sai, l'abbiamo visto con la Juve quando era 2-3 anni fa, era partita che aveva perso 10 partite su 11 e poi tranquillamente ha vinto il campionato. Questi campionati si vincono a punteggi incredibili rispetto a una volta. Perché? Perché alla fine le partite che contano sono quei 2-3 scontri diretti, il classico che c'è tra Barcellona e Real Madrid, abbiamo un po' di classici qui in Italia, ce ne hai altrettanti in Inghilterra, ma in realtà... E quindi è evidente che la Serie B e quindi squadre come il Pescara faticano e diventano poi fondamentalmente delle fucine, delle cantere di squadre più importanti. Ma questo è un po' il sistema, a mio parere. Posso, però io non noto nulla di nuovo rispetto al passato, avvocato. Cioè, il calcio italiano è stato pure così, sempre così, Milan, Juve, Inter, cioè, non è che è diventato... Però c'era meno divario. Meno? Ma assolutamente no. Ma c'era il Verona che ti poteva... Ma c'era il Verona... Ma sono stati casi, la Juve c'ha 36 scudetti, il Milan 18, l'Inter 18... Non c'erano mai le partite così scontate come adesso. Il calcio, secondo me, non dobbiamo snaturarlo neanche con la VAR, perché il calcio è stato sempre così, ci sono stati momenti... clamoroso al Cibali, ma era clamoroso, sì. Appunto, il calcio, la squadra più tifata è la Juventus, quindi voglio dire che la squadra che ha più ha vinto, non credo che questo sì, faccia noia. 100 punti, però. No, lo so, però è così, il calcio è stato fatto così. Però non c'era più equilibrio, poteva capitare pure che la Juventus 30 anni fa prendesse... potesse perdere. Comunque io non ricordo, non ricordo 5 o 6 campionati di seguito vinti dalla Juventus come adesso. Bella. Con il rischio che si dice anche adesso quasi sicuramente vincerà anche questo. L'anteguerra, no? Sì, però questo no, l'anteguerra ne aveva 25, no. Ma qui si è assistito al vuoto totale di Milan e Inter, quello ha sbilanciato. È stato perché c'è stato una... cioè, siamo tornati a un'europeizzazione, quello che avviene in Germania e quello che avviene in Spagna. Invece sulla VAR, se posso dire qualcosa pure io, la VAR intanto domenica ha già fatto vedere i primi errori perché il
ha visto il rigore della Juve, ma non ha visto che quello era in fuorigioco, non ha visto, non è stato interpellato nel caso di Bonucci, che ha tirato giù ed era rigore netto, il rigore della Roma altrettanto. Il calcio, noi adesso è vero, noi ormai girano soldi, arrivano i cinesi, cioè un calcio un po' questo, in questo si è snaturato rispetto al passato, dove avevamo i grandi presidenti italiani, i grandi gruppi economici italiani che, diciamo, comunque rimanevano in territorio italiano. Però il calcio si è sempre alimentato della polemica, cioè il bar dello sport si è alimentato attraverso i vari errori, il gol di Turone, i dibattiti, la perfezione non esisterà mai. Io, quindi voglio dire, cerchiamo sempre di migliorarci. Ma l'errore, l'errore ma vabbè, l'errore, ripeto, l'errore ha detto prima l'avvocato, ci sono anche gli allenatori, ci sono anche gli arbitri che si rifiutano di interpretare la VAR perché si sentono però superati. Allora, o dobbiamo, certo, qualche errore in meno, però ci saranno anche meno polemiche, meno. Io ho avuto, come dire, non è un privilegio, ho avuto l'opportunità, ecco, l'opportunità di essere a Coverciano alla prima presentazione del VAR con il maschile, il video assistente, eccetera. Vabbè, comunque, al di là del discorso, diciamo, lessicale, il primo concetto da chiarire è che la peculiarità del calcio, perché tutti ritirano in ballo il football americano, il tennis, eccetera, il calcio con il rugby e in parte, ma solo in parte, il basket, prevede il contatto fra i giocatori. C'è il contatto fisico e poi c'è un'altra discriminante nel calcio, la volontarietà e l'involontarietà del gesto. Nella vicenda di Roma, per esempio, io che non sono suscettibile di simpatie per la Roma o per l'Inter, io trovo sensato che non venga utilizzato il VAR, per il semplice motivo che se l'arbitro decide che il difensore è entrato per il prendere il pallone, cercando di prendere il pallone e riuscendo a toccare il pallone perché poi ha dato l'angolo, l'eventuale danno è conseguenziale a un gesto, come dire, legittimo. Quindi nel calcio non è punibile. Poi, ovviamente, guardando, quindi rimane una discrezionalità, questa è la non ma siamo, nessuna telecamera ti potrà dire che questo gesto è volontario nel o involontario. Walter, noi siamo rimasti, la gamba tesa al rallentatore è gioco violento. Allora, vabbè, quindi perciò la VAR o il VAR, come sta nel calcio, dice il VAR o il VAR, l'Italia è rimasta nel calcio. Parlo della VAR, che è evidentemente femminile perché volubile, non è maschile, è evidentemente femmina la VAR, questo pensa ogni età, tra l'altro. E nel calcio siamo rimasti schiavi, temo felici, del concetto di discrezionalità dell'arbitro, che secondo me ha fatto più danni di un tornado di quello che è stato, che c'è stato in Texas. Non ci siamo con i tempi di reazione, non ci siamo con i tempi di reazione. E allora mi spieghino perché non è stata testata questa VAR prima, in altri modi, come, eccetera. Non sono pronti. La classe arbitrale nella sua totalità non è pronta per applicare in termini accettabili per tutte le squadre, nella media di un comportamento che sia organico per tutti, non è pronta. Parlava prima Santilli di un ego ipertrofico, ma insomma, l'arbitro di Roma-Inter aveva un ego elefantiaco da questo punto di vista, perché non ha voluto prendere in considerazione, ma non per la tipologia del fallo, credimi, per affermare l'importanza della sua direzione. Questo è, ma non lo sto criticando, non sto dicendo che è una persona cattiva, è 100 volte meglio di me, ma questa è la dinamica, siamo schiavi della discrezionalità, sport di contatto, sono d'accordo, però l'unico, altro che football americano, non mi interessa niente, l'unico parallelo possibile, secondo me, rimane con il re degli sport di contatto, che è il rugby, dove i tempi di reazione, quando ci sono degli omoni che sono terribili, la palla ovale non si vede sotto centinaia e centinaia di chili, ma nessuno si azzarda ad avvicinarsi all'arbitro o a parlargli o a strattonarlo o a condizionarlo, sono molto più veloci. Cultura
superiore all'infinito, ma perché non arrivare a questo tipo di possibilità anche da noi? Oh, ce n'è da fare, comunque la VAR è femmina. E l'arbitro di Roma-Inter era molto maschio da questo punto di vista. È molto maschio. Aveva gli attributi. Un ego proprio. Intanto, se abbiamo altri messaggi, li possiamo vedere. Fra poco ci collegheremo di nuovo con Massimo Profeta per il mercato. Ecco, voglio rivedere il Pescara di Zeman, pressing e difesa alta, non quello attendista del Foggia. Così non si potranno vincere tante partite. Non è che Zeman è diventato così cinico? Ciao da Antonio. È una bella domanda questa. Allora, la facciamo a Walter Nerone, che abbiamo scoperto prima che è incedibile. Insieme a Luigi abbiamo detto, quindi ben venga. Però bisognerà allora rivedere il contratto. Allora. O magari vederlo, a vederlo questo contratto. È vero che è diventato più Zeman, cinico? Assolutamente. Io non credo che sia diventato più attentista, eccetera. Solo che, voglio dire, io ricordo un aneddoto, perché mi vanto, a proposito di ego ipertrofico, mi vanto di aver a suo tempo inventato di essere il primo che ha chiamato Insigne Lorenzo il Magnifico quella sera a Padova del 6-0, quando cambiò la storia di quel campionato. La faccio breve. Cosa successe quella sera prima del 6-0? Successe che Zeman fu costretto a cambiare la coppia dei terzini e dietro Insigne mise il buon Bocchetti, che non aveva il dinamismo di Balzano, passato a destra a sostituire Zanon che non giocava. E cosa succede? Succede che Insigne non deve fare più 15 ripetute a partita perché si ritrovava con Balzano regolarmente davanti. Insigne consegnato a compiti più istituzionali e Balzano un pochettino più dietro, ci ricordiamo tutti, 6 partite, e il Pescara riusciva perfino a non prendere gol con l'onesto Bocchetti a coprire le spalle. Quindi, voglio dire, lo Zeman cinico, se vogliamo, l'abbiamo già conosciuto, riguardiamo quelle partite. È ovvio che poi dopo uno cucina con la farina che ha. Quest'anno, con 6 laterali, che non ne vedo uno disponibile a trattenersi, diciamo, dall'andare a toccare la bandierina di là come si giocava una volta, no, a rubabandiera. I nostri terzini sono di quelli che gli piace andare a rubare la bandierina di là, ne abbiamo 6 e la vedo complicata. Il primo ad emendarsi è stato Zeman in quella battuta a stroppa, in quella strana conferenza stampa congiunta, bella anche, dello sbilanciamento. Quando gli ha detto fa l'errore che facevo io. Insomma, sì. È una frase importante che qualcuno ha dilatato, ma sì, che non è sfuggita agli osservatori, e in effetti un Zeman diverso. Era anche uno stroppa diverso, perché normalmente stroppa non si sbilancia. Diciamo che tutte e due... Comunque uno Zeman un po' più loquace rispetto a quello era il clima. Allora, vediamo se intanto è accaduto qualcosa per quanto riguarda il mercato. Mancano 40 minuti al termine, novità per quanto riguarda il Pescara e semmai per le altre abruzzesi, soprattutto mi riferisco al Teramo. A te Massimo. Sì, grazie per Luigi, volevo soltanto per un attimo entrare di questa disquisizione tattica che mi attirava tantissimo, perché in realtà io credo che sia più una necessità, non una scelta, quella della squadra in questo momento di tirarsi indietro, perché se andiamo a valutare bene le caratteristiche dei difensori centrali non ci sono elementi che accorciano in avanti. Cioè Zeman, in parole povere, vuole che la linea difensiva si alzi il più possibile. Purtroppo i centrali che ci sono molto bravi, per carità, ma non sono veloci. Ecco perché lui voleva un difensore centrale rapido, veloce, che non è arrivato. Tra l'altro, facendo qualche calcolo, credo di non sbagliarmi, sono in questo momento 30 i giocatori in organico, 11 difensori, di cui 4 laterali e 7 centrali, compreso Stendardo, perché a tutti gli effetti è un calciatore del Pescara, 7 centrocampisti e 9 attaccanti, di cui 6
6 esterni e 3 punte centrali e poi 3 portieri. Quindi sono 30 giocatori che credo siano una enormità, no? Se parliamo di una rosa di Serie B, cioè, è vero, ci sono 42 partite, però sono tanti 30 giocatori. Venendo a noi invece, per quanto riguarda il Teramo, non ci sono aggiornamenti circa Sansovini? Io ho messaggiato col sindaco, ci conosciamo da anni, insomma, è stato un grandissimo calciatore. Quale sindaco? Luigi Mascia o... No, ce ne sono tanti di sindaci. Il sindaco è uno solo, Marco Sansovini. No, scherzo, scherzo, assolutamente. Marco Sansovini mi ha detto proprio, mi ha scritto pochi minuti fa, ha detto sto facendo, nel senso mi sto mettendo d'accordo, sto praticamente risolvendo tutto con il Teramo per firmare poi con la Fermana. Fermana è la squadra neopromossa in Serie C, quindi andrà a buon fine questa operazione. A Teramo, pioggia di risoluzioni, oltre a Sansovini non c'è ancora l'ufficialità, però quasi, hanno risolto i rapporti Tempesti, Placido, Imparato, Scipioni e Carraro. Per ora niente portiere, doveva arrivare, sarebbe dovuto arrivare Gianmaria Rossi, svincolato dal Bassano, un classe 86, richiesto dallo stesso tecnico del Teramo, Antonino Asta, che lo ha avuto alle sue dipendenze nel Bassano qualche stagione fa. Il Teramo ha in questo momento ha preferito non ingaggiare il portiere di esperienza, ne ha due molto giovani, Calore che viene dal Pescara e Lewandowski, però il portiere non è una priorità perché un portiere di esperienza può essere anche prelevato, diciamo, tra gli svincolati, e così sarà. C'è una curiosità, se vogliamo, perché riguarda Repetto. Repetto infatti ha anticipato il rientro in Abruzzo all'ora di pranzo, al contrario di Campitelli, il presidente, e del direttore generale Emilio Capaldi, che sono tuttora a Milano. Divergenze sul mercato? Questo è un punto di domanda, poi cercheremo di capirne di più. Altra notizia riguardante il Teramo, vabbè, insomma, era ormai praticamente ufficiale dalla giornata di ieri, è stato reintegrato Barbuti. Dobbiamo dire che il Teramo ha fatto un mercato in entrata, direi importante e imponente, sono 15 le operazioni ratificate ad oggi dal club biancorosso. Le ricordo velocemente: Calore, Ventola, Pietrantonio, Diallo, Milillo, De Grazia, Baras, Paolucci, Graziano, Bacio Terracino, Tulli, Foggia, Sumare, Sascha Martinez e Andrea Mancini. Andrea Mancini, figlio d'arte, il padre ha giocato col Pescara, Felice Mancini, tra l'altro un brillante allenatore delle giovanili del Pescara. Andrea Mancini, un classe 96, trequartista, che ha giocato nell'Aquila, nell'Ancona e nel Sant'Arcangelo, ma la curiosità è che ha esordito dal primo minuto in Serie A 4 anni fa nel confronto interno con il Milan. Per il momento è tutto, non c'è altro, anche se possiamo dare qualche aggiornamento, se mi consenti, per Luigi, sulle altre formazioni di B che si stanno muovendo. Per esempio il Parma, ambiziosissimo, ha annunciato il colpo Cerabolo dal Benevento, è un attaccante che non ha bisogno di presentazioni, grande protagonista artefice della storica promozione in Serie A del Benevento di Baroni, è un classe 87 che ha iniziato a giocare in Abruzzo proprio nella Provasto tanti anni fa. Il Brescia ha ceduto, il Brescia del neopresidente Cellino, Racine Coli, senegalese del 95, un giocatore importantissimo in Serie B, ha collezionato più di 150 presenze nelle ultime stagioni, è stato ceduto al Nizza. La Pro Vercelli ha ufficializzato il centrocampista Rocca dalla Sampdoria, ex Lanciano. Manconi, un attaccante, dal Novara al Carpi in prestito con diritto di riscatto, e poi Camporese, difensore centrale del Benevento, era stato accostato nelle ultime ore al Pescara e finito al Foggia. Bene, grazie Massimo, ci sentiremo qualche minuto prima della chiusura del mercato per vedere se ci saranno novità, anche se credo sia veramente difficile. Pubblicità, torneremo fra pochissimo in diretta. 22:30 minuti ancora in diretta dagli studi di Rete 8 per Tutto Campo. Abbiamo parlato prima dell'amichevole del Pescara, giocata questa sera alle 18:30 all'Aragona di Vasto. E il Pescara ha vinto 4-1, non è tanto questa la notizia, ma quanto le 4 reti di Ganz. Allora, vediamo la sintesi e le reti realizzate da Ganz. Il servizio.
La Vastese, dopo la vittoria di Coppa sull'Agnonese, chiude il trittico delle amichevoli di prestigio contro il Pescara di Zeman. I biancorossi in precedenza avevano già affrontato il Benevento e il Partizani Tirana. Per Colavito un buon test in vista della sfida in trasferta con il San Marino e per Zeman l'occasione di provare la condizione di tutta la rosa prima della partita di domenica sera contro il Perugia. Il mister dei biancorossi manda in campo la migliore formazione possibile, mentre il Boemo mischia le carte schierando anche chi non ha trovato spazio dal primo nella gara d'esordio contro il Foggia. Nella Vastese assente per infortunio l'attaccante Cristaldi, al suo posto l'ultimo arrivato Leonetti. Tra le fila del Pescara l'estremo doc Vastese Antonino che va in panchina. Ma passiamo alla cronaca della partita con le immagini di Edoardo Daddario. La Vastese parte subito forte, anche un po' a sorpresa. Dopo 6 minuti circa Bitai è scattato in profondità, viene fermato da un super intervento di Fiorillo che salva il risultato deviando in angolo. A passare però al primo affondo è il Pescara con Ganz che piazza la zampata vincente sotto misura. Al 16esimo sempre Ganz ad accendere la manovra dei pescaresi con un assist al bacio per Baez, ma il numero 11 non trova la porta da posizione favorevole. Al 20esimo è ancora Ganz a farsi trovare pronto, azione fotocopia quella del primo gol, ma dall'altro lato il numero 9 realizza la sua doppietta personale. Pescara ancora pericolosa al 22esimo con Baez, Camerlengo ci mette una pezza, ma Ganz si divora un gol clamoroso calciando alle stelle. La Vastese finalmente si fa vedere dalle parti di Fiorillo con una sortita in avanti di Amelio che conclude con il mancino a giro, la palla non esce di molto. Nella ripresa, girandola di cambi per la Vastese, in casa Pescara dentro Cappelluzzo che va a fare la prima punta e Ganz che va sull'esterno. A sesto il Pescara cala il tris, Cappelluzzo subito pericoloso con una conclusione sulla quale l'estremo biancorosso è straordinario. Sulla respinta arriva Ganz che sigla la sua tripletta. Al 19esimo Pescara pericoloso, si oppone come può Coppola, non in perfetto stile ma efficace. Minuto 25, gli ospiti calano il poker con il solito Ganz, abile a farsi trovare pronto per l'ennesima volta. La Vastese al 26esimo prova a reagire ed imbastisce una bella azione corale sull'out di destra. Alberico da 2 passi manda sopra la traversa e vanifica tutto. Minuto 35, biancorossi trovano il gol della bandiera con una prodezza dal limite di Lucciarini. Il numero 16 di controbalzo fulmina Fiorillo con una bellissima rete. Da rivedere a rallenti il gesto tecnico del centrocampista aragonese. 4-1 per il Pescara, da qui alla fine non succederà nient'altro con la gara che termina con questo risultato. Buone indicazioni per entrambi i mister e pubblico soddisfatto per lo spettacolo che le due compagini hanno regalato in campo. Beh, torniamo in diretta, dunque 4 gol di Ganz, staremo a vedere cosa deciderà Zeman per quanto riguarda il prossimo incontro che si giocherà domenica a Perugia. Fra poco andremo anche a Perugia, ci collegheremo con la città umbra. Intanto qualche messaggio, perché ne sono arrivati tanti e continuano ad arrivare, purtroppo come sempre non ci sarà spazio per tutti, ma vediamoli. Buonasera, per me è da lode l'operazione del Sole e C nel lungo termine. Non stimo il presidente, ma si conferma un ottimo mestierante nel nostro calcio. Canutè, un vero colpaccio, passato inosservato, pilastro centrale presto nel centrocampo del Boemo, verticalizzazione, fisicità e lancio lungo, strano sia nostro e soffiato al Napoli. Qualcuno che evidentemente se ne intende di calcio, perché evidentemente conosce Canutè. Ha parlato con Fabio Grossi. Probabilmente. Allora, vediamo altri messaggi. Ben ritrovati a tutti, ci siete mancati, la scenografia è bellissima, gli ospiti garbati e competenti, come sempre Vasile crei dei prodotti di altissimo livello, vi ringrazio, ma è merito degli altri, non mio. Saluti al sindaco Mascia e speriamo che la squadra del Pescara quest'anno sia all'altezza della trasmissione. Grazie per i complimenti. Sempre Forza Pescara, San Donato Regna. Buonasera agli ospiti e un grazie a Vasile per la sua trasmissione pacata. Chiedo a Mascia se secondo lui in questa squadra troverà posto Cappelluzzo, che a me piace molto. Buonasera e sempre avanti 1936. Allora, velocissima la risposta. Velocissima. Ganz fa 4 gol con la Vastese, Pettinari ne fa 3 al Foggia. Insomma, sgomitano parecchio gli attaccanti. Oggi mi sembra difficile che possa trovare spazio, però il campionato di Serie B è lungo. Cappelluzzo ha doti e qualità e ha
ragione, è un ragazzo molto molto in gamba, troverà il suo spazio e, come tutte le riserve, nel momento in cui troverà il suo spazio dovrà dimostrare di essere all'altezza per guadagnarsi il posto e non farsi sfuggire l'occasione che gli capiterà. Altri messaggi al 388 12 44 688. Peggiore presidente d'Europa, ormai il Pescara è una società che prepara i giovani e li vende agli altri, ma non potevi aspettare gennaio? Finché ci sarà Sebastiani io non vado allo stadio, no. Sebastiani vattene via. Per il signor Sarta, sappiamo che Mr. Zeman è integralista totale e fissa 15-16 uomini su cui basarsi. Secondo lei quale sarà l'epilogo dell'inaspettato dualismo Ganz-Pettinari? Tra l'altro, unico cartellino acquistato per intero è Cash Cocco. Non allora. Credo che ci sarà un dualismo Ganz-Pettinari, o comunque partita per partita, poi decideranno anche gli eventuali infortuni che ovviamente non auguro a nessuno. Cocco è fuori dai giochi, come l'anno scorso. C'è un... Adesso è infortunato. Sì, però... Però lo sarebbe comunque, io credo, anch'io. Sono d'accordo. Invece Ganz-Pettinari, posso dire una cosa? Sì. Secondo me Zeman, io non escludo che Ganz possa fare l'esterno. Secondo me potrebbero giocare insieme con Zeman. L'unico problema sarà la capacità di sacrificio di Ganz, che per il discorso che dicevamo prima. Molto difficile. Io, anche dopo l'amichevole di oggi... Un problema per Zeman, mica da poco. Altri messaggi. Sansovini ha firmato per la Fermana? Giacomo, stava per forse firmare, poi chiederemo a Massimo Profeta quando ci collegheremo tra poco per un resoconto di questo mercato. Buonasera, una domanda al signor Nerone. Non le pare che il Pescara contro il Brescia e Foggia abbia avuto un po' di fortuna? Nel primo tempo le due squadre, se avessero pareggiato o sarebbero passate in vantaggio, non avrebbero rubato niente. Con il Perugia, la prova del 9? Sono d'accordo che col Perugia sarà un test finalmente, diciamo, serio, nel senso di più affidabile. E a Brescia il Pescara ha sfruttato due occasioni con due invenzioni del ragazzino, però, come dire, certi colpi li puoi fare se hai giocatori in grado di farlo. Col Foggia lo stesso. Il Foggia è chiaramente tecnicamente, in questo momento, due spanne sotto al Pescara. Questo Foggia non so se si salva, poi migliorerà e si salverà, io lo auguro, però quello visto domenica non si salva. Il Pescara invece su sette occasioni, quattro le squadre di Zeman le mettono in porta, e questa è una regola che si ripete da 30 anni. Subisce molto ma segna di più. Io non vedo la fortuna, vedo due avversari che non hanno saputo sfruttare quello che avevano costruito. Però questo è un problema dell'avversario. Un problema del Pescara sarà, come dicevi tu, il Perugia, che ha vinto facilmente contro l'Entella. Anche questa è una partita... Però con noi sarà un po' spuntato. Vedremo, adesso ci colleghiamo con Moreno Castellani a Perugia. Moreno, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Nerone diceva sarà un po' spuntato il Perugia, è vero? Beh, indubbiamente le convocazioni in nazionale per Frick e per Cerri hanno creato un problema a questo Perugia, perché sembrava diventata una macchina perfetta, ma era macchina perfetta specialmente davanti per i movimenti di Cerri, che riusciva a tirar fuori i difensori e a far incuneare tutti gli altri nelle maglie della difesa avversaria. Cerri non ci sarà, chissà se ci sarà Di Carmine, perché il mercato non è ancora chiuso e su Di Carmine c'è l'interessamento di diverse società. Si era parlato addirittura del Parma, che sembrava aver chiuso, poi il Parma sembrerebbe aver dirottato su Ceravolo andando a parlare col Benevento, però ci sono 20 minuti, quindi vai a capire se Di Carmine ci sarà davvero oppure no. Di sicuro ci sarà Ann, che è la vera scoperta, la vera novità di questo campionato di Serie B. Senti, l'allenatore Giunti non ha parlato, io so che ha intervistato Davide Ciampielli, cioè il suo vice. Cosa ne pensa del Pescara? Ma sicuramente era
abbastanza preoccupato. Davide Ciampelli l'ha intervistato il mio collega Marco Taccucci, che era sul posto, io lavoravo da studio, gestivo la situazione da studio, e Ciampelli indubbiamente è consapevole del fatto che mentre l'Entella pratica un gioco molto particolare, specialmente sul suo campo, dove ricordiamolo in 3 anni di Serie B ha conquistato il 67% dei punti totali che ha messo in carniere, proprio perché su quel sintetico particolare, non molto grande, che rimbalza in un certo modo, giocano più a tamburello che a pallone. Giunti ha trovato le contromisure e il Perugia gli ha fatto male. Questo per quanto riguarda l'Entella e la sua cifra tecnica. Per quanto riguarda il Pescara di Zeman, tu capisci bene che il discorso è diverso. Allora, dimmi. Ascoltiamo Moreno. Ascoltiamo Davide Ciampelli al microfono di Marco Taccucci, Umbria TV, durante la trasmissione La B in Piazzetta, che segue le sorti del Perugia e della Termana in diretta mentre le squadre giocano. Ti voglio chiedere, arriva il Pescara domenica prossima, mancherà Brighi, è un'assenza pesante, perché a me è sembrato di vedere che Brighi fosse il giocatore che abbia dato il segnale inizio partita. Sì, Matteo, è un'assenza pesante, perché non bisogna nasconderci la verità, anche perché ha fatto un precampionato praticamente perfetto. Fino a questa sera, l'espulsione di questa sera, aveva dato continuità alle prestazioni offerte. È un giocatore che, oltre a quello che vedete voi durante la partita, è un giocatore che durante la settimana ha un impatto sui compagni fondamentale. Quindi nei 90 minuti è una presenza che mancherà. E abbiamo tanti giocatori in quel ruolo di qualità tecnica che ovviamente sapranno farsi trovare pronti fin da subito. Pescara, arriva il maestro come Zeman, insomma, proverete a sfidarlo con le vostre armi, con il gioco? Che Zeman nel campionato di Serie B dà lustro a tutta la Serie B e ovviamente stimola e tutte le squadre che si giocano contro, perché ovviamente appunto è un maestro, ovviamente è un allenatore che ha fatto la storia del calcio con italiano e non solo, con le sue idee. E vediamo, da domattina iniziamo a pensarci e speriamo di riuscire a trovare le idee e a trovare il modo giusto per regalare una grande partita domenica sera ai nostri tifosi. Bene, dunque, quale potrà essere la formazione per concludere di domenica del Perugia, Moreno? Allora, considerando che Brighi è squalificato, Di Carmine potrebbe anche non esserci per motivi legati al mercato, tra l'altro oggi era a Milano, non si è neanche allenato con la squadra, era a Milano a parlare col presidente Santopadre e col suo manager per vedere se c'era la possibilità di una collocazione. Del Prete difficilmente rientrerà, di conseguenza il Perugia si schiererà con Rosati in porta, con Zanon ex Ternana sulla destra, Belmonte schierato a sinistra contro Mano, in alternativa Paiac ex Benevento, che Giunti sta trasformando in terzino sinistro. Al centro Volta e Monaco, poi Colombatto alla cabina di regia, diciamo vertice basso del triangolo di centrocampo, Bandinelli confermatissimo, e la mancanza di Brighi dovrebbe permettere l'esordio di Bianco, che è stato acquistato e non è, e questa è quasi una novità per il Perugia, è stato acquistato da Scarpi. Davanti c'è da capire che cosa succederà, perché nel momento in cui Di Carmine non ci fosse o non fosse considerato anche mentalmente all'altezza, visto che, ripeto, oggi stasera è ancora a Milano, magari Giunti farà quello che ha in testa di fare da un sacco di tempo, cioè utilizzare due trequartisti dietro una punta. I due trequartisti a quel punto sarebbero uno Falco, che è appena arrivato dal Bologna, non ha una partita intera nelle gambe, però si può ovviare, e quell'altro è Terrani, che in quel ruolo sinceramente sia in Coppa Italia a Benevento che in campionato a Chiavari contro l'Entella ha dimostrato di saperci fare. A quel punto da prima punta agirebbe Ann, e quindi il Perugia avrebbe un gioco un pochino diverso rispetto a quello che avete visto la settimana scorsa, qualcosa che Giunti sta cercando di inventarsi, anche perché contro il Pescara chiaramente non sarà così semplice. Però Zeman non ha bisogno dei miei consigli e soprattutto non li ascolta.
però se fossi lui io mi preoccuperei un pochino di Colombato, che è un Verratti in sedicesimo. Credetemi, non mi immaginavo che fosse così bravo questo calciatore, è capace di far girare la squadra, inserirsi, dare i tempi giusti. Colombato andrebbe in qualche maniera ingabbiato, però so che a Zeman quando sente la parola ingabbiato gli viene l'orticaria, di conseguenza sarà molto difficile che se ne preoccupi più di tanto, ma farebbe bene a farlo. Grazie Moreno, buona serata, grazie di tutto. Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione e che vinca il migliore. Vabbè, chissà. Grazie. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Buona. Sì, simpaticissimo. Posso fare una battuta stupida? Cioè, no, fai pure. Tra l'altro ringraziamo, perché non so se quello che dico è pacato o meno, ma lui ha detto, attenzione, anche la vera novità, meno male che non ha detto è l'arma in più il nordcoreano, sarebbe stata una cosa oggi particolare, ma siamo pacati, per cui possiamo dirlo. Comunque sono d'accordo sul Colombato, non sono d'accordo sui due trequartisti, perché Falco è più una seconda punta e potrebbe fare, diciamo, una sorta di 4-3-3 con i due esterni, un 2-1, diciamo con due piuttosto larghi, per sfruttare le qualità dei suoi. Però comunque viene fuori un Perugia, nonostante le assenze importanti, fuori un Perugia. Quel ragazzo là in mezzo... E anche quello che sostituirà Brighi, secondo me, Bianco, non è poi tanto diverso da Brighi, c'ha tanto mestiere, ma Bianco non è affatto male. E c'è un'altra alternativa che è Emanuello, che è un altro giocatore interessante. Per la categoria direi che il centrocampo del Perugia, se gira, può essere di tutto rispetto. Allora, abbiamo poco tempo a disposizione, ma io sono curioso, veramente curioso di sapere la formazione che ha preparato per Zeman, dico tra virgolette, Walter Nerone. Chi c'è davanti? Gazza o Pettinari? Vediamo un po'. No, io ho messo quelli buoni. Quelli buoni che significa? Guardatela. No, questo è il Perugia che ho fatto io. Questo è un Pescara di qualche settimana fa. E allora, questo non è il Pescara, vedi? No. Hai cercato di renderci... No, qualche mese fa. Non è questo. Va bene, allora rimaniamo con il segreto. No, vabbè, se volete ve lo dico quello che ha buzzato vediamo. Io ho riproposto Crescenzi, Perrotto, Cote e Mazzotta dietro, perché a sto punto sono tutti titolari, nessuno è titolare. In mezzo io farei giocare Palazzi, Proietto e Brugman. Sto ragazzo che è arrivato, ne parlano tutti molto bene, Canutè, però secondo me di quelli che abbiamo, Palazzi fino adesso è stato quello che abbiamo visto di meno. Quindi, insomma, Però verrebbe fuori il famoso centrocampo con i tre play. Palazzi è un play, Proietto è un play, Brugman secondo me è un play. E quindi è un po' particolare. Per me riconferma Del Sole con Pettinari e Benali, ma la sorpresa potrebbe essere Ganza esterno, perché no? Allora, aspetto di vedere Latte e Capone, perché eravamo partiti st'estate che dovevano essere Latte e Capone i due esterni, però anche Ganza e Benali. Abbiamo proprio pochissimi minuti, ma staremo a vedere e soprattutto commenteremo giovedì prossimo la formazione di Nerone. Allora, Geremia, partita sarà Perugia Pescara? Dovrebbe essere una partita scintillante, visto i gol fatti da noi e da loro, quindi ci sarebbe da augurare. Io però voglio tornare, se me lo consenti, un attimo indietro. Velocemente, Del Sole non credo che abbiamo fatto un bel affare, anche se la cifra di 1 milione non mi sembra esorbitante, per quello che è la mia intuizione calcistica. Questo è un gran giocatore, e se la Juve ci dà questi altri giocatori per il gioco che diceva pure l'avvocato, non è che io sarei preoccupato, e sono dispiaciuto più che altro, perché ho intravisto in questo giocatore delle giocate veramente da piccolo fuoriclasse. Scusate, se il Pescara non ha atteso gennaio,
vuol dire che o aveva qualche esigenza di bilancio oppure proprio aveva necessità di monetizzare. Questo è l'altro discorso, rimane, probabilmente. Però la formula usata è di quelle che ti lascia il giocatore e tu trae vantaggio dalla sua valorizzazione, non è un meccanismo del come con Caprale, oggi il Napoli ha fatto un'altra operazione di quelli che non si capisce, no, ha comprato Inglese e l'ha lasciato al Chievo, il Chievo farà giocare Inglese, se Inglese dovesse crescere di valore se ne avvantaggia solo il Napoli, invece questo meccanismo se non altro premierà l'investimento della Juve, ma premierà anche il Pescara, perché c'è questo discorso del 50% sulla rivendita. Tra i meccanismi dei prestiti questo potrebbe essere il meno penalizzante, però è ovvio che se Del Sole dopo due partite te lo valutano 2.5 milioni, è ovvio, tu dici, se ne azzecca altre 4. E dalle giocate che ha fatto le azzeccherà, vediamo. Però ecco, lì bisogna entrare in altri ragionamenti. Gianluca Santilli, abbiamo sentito parlare di maestro a Zeman, perché Zeman al di fuori di Foggia, Pescara e qualche altra realtà, per esempio a Roma, non ha reso per quello che ci si aspettava? Ma perché probabilmente si trova meglio in certi contesti dove è lasciato libero di lavorare. A Roma lo vediamo su tutto, pure coi sindaci, è impossibile non essere criticati qualsiasi cosa fai. E poi probabilmente una piazza molto esigente, vuoi risultato subito. Zeman non è sicuramente una persona da compromesso, non è una persona, ecco, qui sentivamo parlare, talebano e quant'altro, ha le sue idee e difficilmente le cambia. E a Roma devo dire che sulle due sponde non è riuscita ad ottenere certi risultati, nonostante alcune delle sue squadre siano oggettivamente state delle squadre buone, perché è un tipo di gioco che è molto affascinante, è difficile che quando cominci con Zeman non ti entusiasmi, è difficile che anche alla fine tu sia entusiasta, perché spesso hai visto delle partite incredibili, no? Mi ricordo un Roma-Inter che finì 5-4, cose allucinanti. E quindi non è un uomo facile, un uomo che non te la manda a dire, e probabilmente non è mai riuscito in 30 anni a smussare un po', adesso dice, forse con l'età è diventato un po' più saggio, no? Dice, parla, e ce lo auguriamo tutti, perché poi in realtà l'essere talebani non paga mai. Però è oggettivo che se lui è riuscito ad avere grandi risultati con squadre piccole, non sia mai riuscito con squadre grandi, per quella che è la legge spietata dello sport, dove poi alla fine quello che conta, dai, è solo ed esclusivamente il risultato, un motivo ci sarà. Allora, Luigi, velocemente siamo in conclusione, una partita col Perugia. Un primo test di quelli che ci può dire che tipo di campionato sarà quello del Pescara, che Perugia... È una di quelle comunque squadre, due squadre favorite, ci può stare? Due squadre favorite, sì, sono tra le squadre, tra quelle 6 o 7 squadre che quest'anno in Serie B, secondo me Palermo e Parma sono di un livello superiore, non vedo l'Empoli, no, Frosinone con quei due lì davanti è sempre da considerare una favorita, e questo è un test importante, vediamo come se lo gioca Zeman. E questo discorso di Ganzi interessante anche per la suggestione di Walter di Ganz esterno, insomma Ganz Pettinari, tanta roba se riuscissero a giocare insieme, però ho qualche perplessità. Bene, andiamo ora da Massimo Profeta, un minuto Massimo, proprio per le ultimissime novità, abbiamo proprio aspettato l'ultimo minuto. Allora guarda, ti do intanto la novità riguardante Sansovini è finalmente firmato con la Fermana, ha tecnicamente prima risolto il contratto col Teramo, perché ricordiamo lui era ancora in prestito per un anno dal Pescara al Teramo, era un prestito biennale, quindi rimane di proprietà del Pescara, ha risolto il rapporto col Teramo e ha firmato per un anno con la Fermana neopromossa in Serie C, dunque Sansovini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fermana. Non ci sono altre novità di mercato, vi dicevamo prima del problema Repetto che aveva anticipato la partenza, il ritorno in Abruzzo oggi prima dell'ora di pranzo, Campitelli e Capaldi sono tuttora a Milano, stanno evidentemente rientrando anche loro in Abruzzo, in realtà c'era stata qualche divergenza nei giorni scorsi, soprattutto su un giocatore, il tecnico e Repetto d'intesa, Repetto e il tecnico Asta avrebbero voluto prendere Turchetti
Spalletta, anzi c'era già l'accordo con il Lecce per questo esterno d'attacco ex maceratese. In realtà Campitelli ha fatto da solo, tutto da solo, prendendo Soumaré, un giocatore dell'Avellino, perché l'Avellino coprirà l'intero stipendio del giocatore stesso. L'Avellino darà un premio di valorizzazione al Teramo di 25.000 euro, 25.000 euro, e questo è il paradosso, che dovranno essere restituiti dal Teramo all'Avellino alla 30ª presenza di Soumaré nel Teramo. Cioè, questo è un paradosso, perché di solito accade l'esatto contrario. Quindi c'era stata una frizione. Vedrai che ne farà 29. Come, scusa? Vedrai che ne farà 29. Sì, però se è giudicato importante Soumaré, che tra l'altro è un giocatore anche promettente, ha fatto poco all'Avellino, però è giovane, è un 96, insomma è chiaro che se tu lo prendi ci devi puntare in qualche modo. Non c'è stata identità di vedute su questo elemento. Ripeto, Repetto ed Asta avrebbero voluto prendere Turchetta, che costava magari a livello di stipendio un po' di più di Soumaré, però c'era era proprio una scelta tecnica fatta sia dal direttore che dall'allenatore. Le cose non sono andate così. Quindi, per quanto riguarda il Teramo, abbiamo detto pioggia di risoluzioni, Tempesti, Placido, Imparato, Scipioni e Carraro. Non arriverà il portiere, almeno per il momento, sarà preso tra gli svincolati. È stato reintegrato, notizia di ieri, Riccardo Barbuti, quindi il Teramo è a posto. Per quanto riguarda il reparto avanzato, e mi riferisco proprio alla punta centrale, perché oltre a Foggia, che è stato acquistato all'inizio del mercato, è stato reintegrato anche Riccardo Barbuti, e Sansovini ha firmato con la Fermana. Pescara non ci sono altre novità. Abbiamo detto di Bruno, che è ufficialmente un giocatore del Livorno, ha firmato un contratto biennale. Ancora tutta da vedere la situazione legata a Selasi, Rossi, Milicevic, mentre Luca Forte sembra molto vicino all'Arezzo. Ti volevo dare una curiosità per quanto concerne proprio Perugia Pescara, il prossimo confronto di campionato. L'allenatore Federico Giunti è stato un grandissimo giocatore, un grande mancino, un mancino di grandissima qualità, ha giocato anche nel Milan, ha vinto uno scudetto nella Besiktas, ma la curiosità è un'altra, perché ha cominciato, lui è di Perugia, e proprio nel Perugia, stagione 94-95, il 4 dicembre 94, il Perugia vinse 1-0 contro il Pescara, gol di Federico Giunti. Il giorno dopo venne esonerato Giorgio Rumignani e ci fu l'avvento di Franco Oddo, papà di Massimo. Questa è un po' la curiosità a chiudere il collega. Grazie Massimo, ricordiamo a tutti fra poco, al termine della sigla e della pubblicità, speciale calciomercato con Massimo Profeta. Bene, un grazie a Gianluca Sandilli, che è venuto da Roma, ti ringraziamo, a Geremia Mancini, a Silvio Sarta e naturalmente a Walter Neroni e Luigi Mascia, e a Roberto Cherchi alle camere, al coordinamento a Naomi Polidoro, in regia a Danilo Cinquino e in redazione a Tatiana Connetti. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, torneremo come sempre giovedì prossimo, lo ricordo, alle 21.30. Buonanotte da Tutto Campo. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che fai.